Eccoci, eccoci qui, ben ritrovati, questo è Gamba Tesa ma special edition perché purtroppo non c'è il nostro Davide Giovanzana ma c'è un degno avversario Enrico Boiani ciao, Enrico. ciao, 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 buongiorno a tutti, io direi per fortuna non c'è il Giovanzana Poi Che salutiamo tra l'altro Sì esatto lo salutiamo e come vi ricordo sempre di fare lui, qui e io in tutti gli altri video, mettete like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Tanti di voi non sono iscritti, attivate la campanella per tutte le notifiche, così vi arriva la notifica sul telefono e potete usufruire dei nostri contenuti subito. Vedi, già questo era detto meglio di Davide, sai che la scorsa volta siamo arrivati a 500 like, bravissimi, vogliamo fare il remake, perché? Perché oggi raddoppiare dobbiamo raddoppiare: dobbiamo raddoppiare 1000 like. Oggi cosa facciamo? Io l'ho cantata durante tutto, tutto il giorno, da ieri, dall'altro ieri, però Enrico è arrivato il momento di... Oh. Na, 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 na. Eh, vabbè, purtroppo a 10.000 like Melini canta la versione quella cara ai tifosi sì. italiani delle sì. squadre in Europa League anche a 2.000 comunque sì. allora eh, a parte questo Milan Europa League perché? perché vince con Newcastle ma il Paris Saint Germain pareggia con il Borussia Dortmund ormai è storia lo sappiamo tutti ma siamo qui perché? perché vogliamo sapere la vostra e dirvi la nostra eh, la nostra opinione discordante sull'Europa League in questo caso Enrico che partirà ci dirà il perché è importante quest'anno puntare sull'Europa League e non sul campionato per arrivare fino in fondo eh, alla competizione e vincere io vi dirò ma Sava Sandir perché invece dell'Europa League non ce ne frega una beata mm. niente, un niente. niente un beato niente ma innanzitutto io sono dell'idea che il Milan possa affrontare entrambe le competizioni. Sì. Cioè può sia... Con 11 giocatori disponibili più o meno. Sì, dovesse mai recuperare <ride> giocatori eh, dall'infermeria, soprattutto in difesa. Eh. Però, secondo me, il Milan nella sua interezza, e con i giocatori a posto, può affrontare sia il campionato bene sia l'Europa League. Bene. Arrivare in fondo, o quasi in fondo, alla Champions League l'anno scorso, ci ha portato veramente tanti soldi non solo dal punto di vista delle vittorie e degli introiti champions per i passaggi dei turni che sicuramente saranno superiori e sono superiori rispetto a quelli dell'Europa League, ma anche dal punto di vista dei botteghini, cioè dei mm. prezzi dei biglietti, cioè il Milan è riuscito ad arrivare al bilancio in positivo grazie soprattutto a una campagna europea che è durata tanto fino a alle lungo. semifinali, praticamente mancava solo la finale, di fatto che non è neanche nello stadio di casa, ti direi. Quindi in realtà il Milan ha usufruito praticamente di tutti gli introiti possibili o quasi naturalmente. Dalla scorsa Champions League in Europa League sarebbero sicuramente minori, questo lo sappiamo, ma comunque si tratta di introiti, si tratta di partite che giochi, si tratta di stimoli anche per i giocatori che non saranno... Quelli della Champions League Ma rischi di affrontare squadre come comunque Il Liverpool, il Bayer Leverkusen il Brighton, il Brighton, il Marsiglia West Ham, Friburgo sono tante Quelle ovviamente non le affronteremo tutte Però alcune di queste potremo affrontarle E quindi un po' di stimolo Di Europa c'è ancora Soprattutto per i giocatori ti direi Abbiamo notato nella scorsa stagione Quanto lo stimolo europeo Abbia anche tenuto un po' a galla il Milan in campionato perché prima che riniziasse la Champions League, durante quel mese di gennaio in cui non c'era la Champions League, il Milan è crollato e sembrava inerme, mm -hmm. non aveva stimoli per ripartire. Invece, con l'Europa League, secondo me che ti può portare avanti perché gli avversarie, a parte le 3 o 4 che abbiamo detto prima, che lo consentono. non sono così di gran livello, soprattutto quest'anno. Secondo me puoi arrivare in fondo, vincerla ti garantisce la prima fascia. È vero che cambia poco, ma comunque qualcosina vuol dire. E quindi io andrei sicuramente per arrivare allora. in Europa League Final Four. Allora, guarda su quello che dici. Mi trovi d'accordo su una cosa, vincerla ti porterebbe in prima fascia. Questa per me è la cosa che conta di più, perché una Champions League della prima fascia e una Champions League della terza cambia, l'abbiamo visto quest'anno, nonostante un girone che mi non avrebbe potuto passare. La seconda cosa su cui sono d'accordo, ed è un po' l'ultima, in realtà è quella di de esperienza dei giocatori. Li farebbe bene, soprattutto ai nuovi, ai vari cucuquezzi, ai vari musa, giocare ancora, giocare il giovedì, eccetera, eccetera. Sul resto non me ne frega nulla. Cioè, obiettivamente del resto sì, fantastico, però non siamo qui a fare i contabili, degli incassi a botteghino mi interessa relativamente poco, gli incassi a botteghino sono molti di più se mi lo scudetto, cioè forse sono meno monetariamente, mm. però ragazzi vince la seconda stella, è un altro gusto. Ora, cosa però serve la per vinci... vincere? Bravo, ma è la stessa roba dell'Europa League, però la vinci non lo sappiamo. Mm. Cosa ti dà il campionato in più? Togliendo tra virgolette le energie dell'Europa League? Vuol dire, magari non dico la primavera, però non dandole quell'importanza lì, cosa che Milano non farà. Eh, però dico: mm. Milano in questo momento ha 9 punti all'Inter. Sì. Ok. L'Inter noi andiamo a giocare a Monza. Fra due giorni eh, contro il Monza, l'Inter va a giocare contro. Cioè, a giocare Olimpico a Milano, contro con la Lazio Pallolimico con la Lazio. E può essere il primo, non so, un pareggino può scattarci da loro. Mm. Chiaro, noi dobbiamo vincere. Però dico: se tu chiudi il giro di boa, non a 9 ma magari a 7, ma magari a 6 mm. Cazzo, da tu torni ai 19 giornate mm. hai 19 giornate in cui l'Inter va agli ottavi mm. ma da seconda mm. anche l'anno scorso ma non può essere sempre Natale per tutti mm. magari scappa un Bayern Monaco ma giusto così, eh. <ride> non, non, non per, per dire poi prenderà sicuramente Borussia Dortmund però eh, segnatevelo per i sorteggi però dico Magari ti capita quella cosa lì, ti toglie tante energie, non lo so, pure eh. invece d'altro canto va avanti, trova il Borussia, va avanti, ancora energie, energie, tu hai solo il campionato, l'abbiamo visto a Milano quando ha solo il campionato cosa può fare, poi mm. devi sistemare gli infortuni, tutto il resto d'accordissimo, questo anche per l'Europa, ma una seconda stella strappata così, so che quasi non ci credo nemmeno io, però intanto arrivi a 6, poi magari vai a 5, poi c'hai un derby. Quindi torni a meno 8, no, cerchi di andare a meno 2, tante cose. Su questo discorso io posso anche essere d'accordo con te, onestamente, potrei anche essere d'accordo con te, ma il punto è uno, secondo me il Milan anche l'anno scorso e anche l'anno prima, in realtà, perché l'anno prima uscendo dalla Champions, come dicevi tu, sì, poi il Milan esatto. riesce a vincere il campionato, però il Milan ti ha dimostrato che più una squadra da... Partite intervallate, mm. non so come dirtelo, non da, non da settimana uno. dopo settimana, te lo sta dimostrando anche adesso: dove fa una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, due vittorie, due sconfitte, una vittoria, un pareggio. Non è una squadra mm. che fa, sta facendo ha fatto finora filotti di vittorie. Credo che il massimo di vittorie consecutive sia stato tre o quattro, non di più, forse addirittura proprio tre. Quindi è più facile. Provare a strappare questi punti all'Inter, cosa che io credo che il Milan può fare. Eh, eh. Assolutamente, ne abbiamo recuperati 7 che potenzialmente erano 10 al settantesimo di un derby. È vero che era un'altra storia, tutto quello che volete. però credo e sono convinto che il Milan possa recuperare all'Inter. Ma è più facile quella cosa lì con la continuità che abbiamo dimostrato fino a questo momento? O è più facile giocarsi una competizione europea da andata a ritorno con 6-8 partite da qui alla fine dell'anno? Ecco, secondo me il Milan di quest'anno è più adatto a affrontare una competizione di quel tipo lì, così come il Milan dell'anno scorso, che è arrivato fino in semifinale. Mm -hmm. Poi è ovvio, Becky Liverpool in semifinale, in andate e ritorno, le, le possibilità no, di arrivare in finale sono poche. Certo. Però comunque, secondo me, vedendo il Milan come è costruito quest'anno e come affronta e come sta affrontando la stagione quest'anno, è più una squadra da competizione a eliminazione diretta che da campionato prolungato e da continuità partita dopo partita questo secondo me perché due anni fa le partite per vincere lo le preparavamo quest'anno diciamo la preparazione delle partita lascia a desiderare quindi anche se hai una settimana di tempo ma prepari come quello con l'Atalanta non ti serve a nulla io però ti dico, ehm, dico un'altra cosa su questo e tu arrivi in semifinale però lasci giù il campionato magari il campionato sei lì nel marasma quarto, quinto, te la giochi Napoli, la Roma, Napoli magari riprende sei in semifinale back in Liverpool. Esci. Mm. Hai buttato una stagione. Cioè, non vai neanche in Champions League. Quando per me il quarto posto, obiettivo principale, cioè, so che è brutto a dir così, però andare in Champions League diventa per forza obiettivo principale, ma con una certa tranquillità. Se tu mi dici. Che ha un buon cammino in campionato che ti garantisce il terzo posto sereno con 9-10 punti di anticipo su, sulla, sulla quarta. E allora poi mi gioco l'Europa League, posso anche essere d'accordo. Mm. Se però sono lì, che poi ho la Salernitana dopo fresca, che poi vado a giocare col Friburgo, però poi ho il Napoli, caspita, lì comincia a diventare veramente impegnativo perché le partite in Serie A cominciano ad essere veramente veramente decisive. L'Europa League è una bella cosa, può essere una bella vetrina, ma se non la vinci. Non è nulla. Se non la vinci in campionato, se hai messo male è normale che, che questo è un rischio. È ovvio che il mio presupposto di puntare a vincere l'Europa League parte anche dal presupposto eh, certo. di assicurarsi almeno certo. un quarto posto in campionato. Chiaro. Questo deve essere chiaro. Se tu mi dici a cosa daresti la priorità, è ovvio che la priorità è la Champions dell'anno prossimo, però deve essere una priorità a prescindere dall'Europa League. Secondo me il discorso è. Le energie le metti per provare a vincere esatto. il campionato o vincere l'Europa no, League? No, vincere il campionato. Tu sei per vincere il campionato. Anche perché sai che godure in una stagione iniziata così? Okay. Non succederà, però... Anche io preferirei vincere il campionato. Ti sto dicendo che mi sembra più realistico vincere l'Europa League e mi sembra più adatto a questa squadra qui. A come sta giocando, a come sta affrontando la stagione. Cioè come... male e male. Esatto. A <ride> come è costruita, a che giocatori ha, certo. agli infortuni che ha subito e che speriamo possano non subire. La vedo più adatta ecco all'Europa League. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questo episodio, vogliamo leggere sicuramente la vostra qui sotto nei commenti, diteci, Europa League, scudetto, cambiato, tutto quello che volete, basta che scriviate qualcosa, un saluto a Enrico Un insulto a Giovanzano. O oh, a Boiani, so per dire. Una cosa, Enrico, ti chiedo in chiusura brevissima. Quanto Menini assomiglia a Terzic del Borussia? Per Bruxelles esempio, Boc, quanto Terzic del... assomiglia a Menini de, 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 di Radio Solena? Ma vabbè, una domanda rapidissima in one shot. Mm. Ma se vince l'Europa League vai a festeggiare? Ah, bella domanda, dipende Perché me l'hai chiesto in tanti Dipende da chi vince il campionato, ti direi mm. Perché se la seconda stella bah, avrebbe la mm. meglio su tutto, credo non E non il Milan best. festeggia le Champions League, non l'Europa League certo. Sarei contento, ma festeggiare certo. forse no Io festeggio sempre perché è sempre una buona occasione per bere Immaginavo Ci vediamo tutti la puntata di venerdì qui sul canale YouTube di Radiosonere Iscrivetevi, mettete like e commentate Ciao